Benvenuti, sono Maurizio Poli, abbiamo appena trascorso il Natale e siamo qui a aspettare il 2022, ma Restart è ancora con voi e oggi una bellissima puntata, parliamo di un argomento a me caro come tutte le imprese, tutte le aziende, ma in questo settore, un settore particolarissimo che poi è stato un po' dimenticato dal punto di vista del focus e delle telecamere concentrate. Parliamo di agricoltura, di biodiversità, di energie, di rinnovabili, tutto questo bellissimo mondo. Però do il benvenuto subito agli ospiti, ben tanto saluto Giusy, buongiorno Giusy. Buongiorno, benvenuti. Un bel settore questo dell'agricoltura, Giusy? Sì, lo sai che è sempre il mio preferito. Lo so, c'è stato lo zampino della Giusy per quanto riguarda questo aspetto qui. Presento subito gli ospiti, fianco a me abbiamo Oscar Scalmana, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, un imprenditore agricolo di Rimedello con una grande esperienza nel settore dei fondi e delle assicurazioni, presidente di Gestifondo e impresa e del consorzio Agridifesa Italia, ho detto tutto. Invece qua abbiamo il piacere di avere Guido Renghi, il dottor Guido Renghi, titolare di azienda agricola, commercialista, neo presidente della Federazione Regionale Bioeconomia e Confagricoltura e consigliere di Confagricoltura Brescia. Buongiorno. Benvenuti, grazie, buongiorno. Buongiorno a voi. Ce l'ho fatta a dire tutti i vostri incarichi, mamma mia. Però ringrazio. Però conosciamo dagli agricoltori fondamentalmente. Meno male, bella questo aspetto, questa precisazione. Ringraziamo il presidente, che il vostro presidente, lo salutiamo. Ingegner Garbelli. Che ci ha dato questa opportunità, mi ha spedito i suoi bracci destri direttamente qua in trasmissione per parlare di agricoltura, un piccolo focus in questa trasmissione che ha così la piccola ambizione di chiamarsi Restart, oltre alla crisi di Plus Italiano, quindi Restart anche in agricoltura. Cosa dici? Ma diciamo che l'agricoltura, come ha detto lei, è stato un settore che magari che è sempre un po', sempre sulla bocca di tutti, però crediamo poco conosciuto da tutti. Un aspetto fondamentale, credo che l'agricoltura in questo periodo, in questo momento particolare che stiamo vivendo, in questa pandemia, ecco, quello che è fondamentale è che sugli scaffali non è mai mancato niente. Sugli scaffali dei nostri supermercati, su tutti i nostri negozi piccoli e grandi, qualsiasi di noi che è andato a prendere i beni necessari li ha sempre trovati. Quindi i dolci, le farine, la farina per fare il dolce, la pasta, eccetera, c'è sempre stato. C'è sempre stato. E questo credo che sia un valore fondamentale, una cosa fondamentale. Facciamo l'esempio, chi avrebbe detto 2 anni fa che le aziende si fermavano, parlo di aziende industriali, perché mancavano i microchip, mancavano delle piccole peculiarità. Qui si è fermato. Ecco, in agricoltura questo non è successo. Magari è scontato dirlo, però è la realtà. Credo che questo sia stato uno sforzo che noi agricoltori, che tutto il sistema agricolo ha fatto e credo che abbia portato quella sicurezza e quella tranquillità a tutta la nostra popolazione. Bello questo aspetto qui, molto bello quello che stai dicendo per quanto riguarda anche il sostegno, perché di cibo parliamo, di buon cibo. Voi parlate sempre, il vostro slogan è coltiviamo il futuro. Quindi credo coltivate che il futuro voi. Noi coltiviamo il futuro su tutti gli aspetti. Coltiviamo il futuro per garantire quello che è il cibo, quindi l'alimento, la famosa dieta mediterranea, tutto quello che si parla attorno a questa cosa, ma garantiamo anche il futuro, quello che sarà la nostra sfida futura, che è la sostenibilità. La sostenibilità anche nel settore dell'agricoltura, perché diventerà fondamentale nel futuro. Però noi colleghiamo alla sostenibilità un'altra parola, una sostenibilità sostenibile, perché non c'è sostenibilità se non c'è impresa, e fare impresa vuol dire che l'impresa deve fare anche reddito. Allora adesso non facciamo, come dicono quelli bravi, Giusy, greenwashing, cioè del bilancio, o parliamo solamente di queste cose per puro marketing, ma qui c'è la sostanza. È una questione di etichetta, non è una questione di etichetta, è una questione di sostanza assolutamente importante, soprattutto perché l'agricoltura è quell'attività economica che è a stretto contatto con l'ambiente, col territorio in cui noi viviamo, e quindi la parola sostenibilità ha ancora più importanza e rilevanza e ancora più spessore, cioè deve trovare davvero fondamento, e sono d'accordo con Oscar Scalmana che deve essere sostenibile, la sostenibilità deve essere sostenibile, perché se diventa una strada non percorribile diventa solo
uno slogan, ma di fatto non applicabile, ci mancherebbe. Torniamo da te, Giusy. Intanto benvenuto, dottor Guido, eccoci qua. Come stiamo innanzitutto? Bene? Bene, bene. È è un periodo di festa anche per le nostre aziende, nonostante però questo periodo siamo sempre impegnati nelle nostre aziende per, come diceva lei prima, per continuare a garantire l'approvvigionamento e la fornitura dei nostri prodotti. E i nostri prodotti che fanno parte, diciamo, che sono la base del sistema agroalimentare, e quindi che forniscono la materia prima per quanto riguarda tutta la trasformazione. Nel mio caso specifico io sono un produttore di latte, ecco. E il latte che produco viene conferito ad una cooperativa di cui sono socio, che valorizza il nostro prodotto, il mio assieme a quello di altri 60 soci, per la produzione del grana padano. Quindi mettete il sole nel grana padano voi? Esatto, esatto. Mettete il sole e lo mettete nel grana padano? Vorrei dire due parole in merito, certo, all'aspetto cooperativistico e in particolar modo alla cooperativa di cui faccio parte, che è la cooperativa Latte Indenne. È una cooperativa che raccoglie il latte di 60 soci e che lo conferisce a diversi caseifici e prevalentemente nel circuito del grana padano, come dicevo prima. Siamo una cooperativa abbastanza dinamica, rappresentiamo una bella fetta di mercato, soprattutto rapportato al territorio bresciano, e siamo una cooperativa molto attenta per quanto riguarda il benessere animale. Infatti tutti i nostri soci sono certificati dal metodo dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia, detto metodo Cremba, che fa un'analisi, viene annualmente nelle nostre aziende per valutare il benessere animale. Ci sono dei veterinari che vengono all'interno delle nostre aziende per valutare e darci un voto e che ci dice appunto come stiamo lavorando e per darci anche degli spunti e dei miglioramenti sotto questo punto di vista. Non lo sapevo, Giusy, questo aspetto qui, non lo conoscevo questo aspetto qui. I voti e gli esami non finiscono mai, neanche per me e per te, perché aggiornamento professionale dobbiamo fare anche io e te come consulenti patrimoniali e consulenti finanziari, però questo aspetto qui particolare di un controllo, di una certificazione, di una filiera, che il sole arriva direttamente nel grana padano, come dicevo io, però c'è qualcuno che controlla. Esattamente, esattamente. Le nostre aziende, oltre a essere impegnate dal punto di vista del benessere animale, come si diceva prima, sono anche molto sensibili a quello che riguarda la sostenibilità. Noi da imprenditori vogliamo essere protagonisti in quello che oggi viene definita la transizione ecologica. Abbiamo tutte le carte per poter operare, per poter ulteriormente migliorare il nostro standard di sostenibilità ambientale. Sostenibilità ambientale che si deve, come si diceva prima, non è solo una sostenibilità di facciata, ma deve essere una sostenibilità misurabile e in qualche modo, ripeto, una sostenibilità misurabile. Quindi deve essere fatta attraverso delle azioni concrete, perché oggi è facile degli obiettivi, ma servono poi degli interventi e degli investimenti all'interno delle nostre aziende, investimenti che vengono fatti attraverso l'impiego e gli investimenti in energie rinnovabili e altri, interventi di tipo ambientale, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della coltivazione. Bello questo aspetto qui, torneremo da te. Giusy, quindi tutti i fondi che arriveranno dal punto di vista del PNRR, cioè questi fondi che arrivano dall'Europa, le aziende agricole devono essere protagoniste per ricevere e mettere a frutto questi fondi per moltiplicare gli investimenti, avere nuove assunzioni e ottimizzare la produzione agricola. Cosa dici? Questi fondi avranno questa... Sicuramente abbiamo già detto in altre occasioni che i fondi PNRR avranno sempre come finalità, come obiettivo principale quello che è la sostenibilità ambientale, quindi questo passaggio che abbiamo già citato, la transizione ecologica piuttosto che la transizione nell'ambito dell'innovazione. Nell'ambito agricolo sicuramente questi fondi
daranno ancora più spinta a quelle che sono, a quelle che è, a quello che è il futuro delle aziende. A maggior ragione, periodicamente a rotazione ci sono già dei fondi che danno fiducia e sostenibilità a quelle che sono le giovani aziende gestite e coordinate da agricoltori giovani. Ecco, a maggior ragione in questo ambito i fondi che arriveranno dall'Europa inviteranno e, diciamo, interesseranno le aziende agricole a sempre di più a sviluppare e investire risorse nell'ambito non solo prettamente agricolo, quindi i terreni, lo sviluppo dell'azienda agricola, lo sviluppo dell'allevamento, nell'ambito della viticoltura, anche delle viti, nell'ambito di altre situazioni come gli ulivi, insomma tutto quello che è il mondo agricolo, non solo strettamente finalizzato al proprio progetto agricolo, ma anche tutto quello che è ad integrazione, quindi l'ambito energetico, l'ambito della sostenibilità. La sostenibilità passa anche al non eccessivo sfruttamento delle risorse, quindi un'attenzione sempre di più al territorio e a quello che è il vero contesto dove viviamo. Grazie Giusy, torneremo da te a parlare della parola futuro delle aziende agricole, tornerò da te con una domanda specifica, ma torniamo dal vicepresidente. L'aspetto che segue il vicepresidente, che è la gestione del rischio in agricoltura. Abbiamo visto i fenomeni molto particolari che sono successi negli ultimi anni, da piogge eccessive, vento, siccità, calamità naturali che si abbattono sul reddito, sulle prospettive dell'agricoltura. Quindi la gestione del rischio è entrato dalla porta principale in un'azienda agricola? Assolutamente sì, e anche fa parte di quello che sono i programmi futuri della PAC, la politica agricola comunitaria, che magari se ne è parlato tanto ed è da circa dal 60, è la linea guida per noi agricoltori. Ecco, e l'agricoltura, si suol dire, ha come tetto il cielo. Noi agricoltori abbiamo non abbiamo il tetto dei capannoni, il nostro tetto è il cielo. Quindi questi cambiamenti climatici, questa tropicalizzazione del clima, chiaramente comporta per noi, siamo i primi a subirne le conseguenze. E vediamo che ormai il tempo si è tropicalizzato, quindi gli eventi sono diventati estremi. Ecco che allora come Confagricoltura, come il sistema Confagricoltura nazionale, ci siamo dedicati, ma soprattutto qui a Brescia già da 6 anni, ci siamo dedicati sotto questo aspetto e abbiamo costituito una serie di delle associazioni, ma anche due fondamentali associazioni. Un'associazione che si chiama Agridifesa Italia, che segue i nostri soci in quello che riguarda le coperture assicurative classiche sulle avversità atmosferiche, ma soprattutto da 2 anni ci siamo lanciati in una nuova sfida, che è la nuova sfida che è quella dei fondi, i fondi sia mutualistici che i fondi IST. Ecco, IST è un acronimo che semplicemente vuol dire i fondi sulla stabilizzazione del reddito delle imprese agricole. Questi fondi quindi sono fondamentali, diventeranno sempre più fondamentali a garantire ai nostri soci, ai nostri agricoltori, quello che può essere le problematiche che dovranno affrontare anche nel futuro nella gestione delle loro aziende agricole. Ma il rischio c'è già, è già presente, perché a prescindere dal temporale il rischio si chiama anche prezzi, quindi i prezzi, quello che sta succedendo adesso sul mercato. Sì, sul mercato, diciamo, ormai la globalizzazione, abbiamo sempre parlato di globalizzazione, anche nel settore agricolo, ormai c'è la globalizzazione, ormai i prezzi, noi non ragioniamo più sulle commodities, sulla borsa merci classica che era di Brescia prima o di Milano, ma ormai oggi noi guardiamo alla borsa di Parigi, oppure al Chicago Board. No? Ecco che quindi questo ha portato questo network, questa comunicazione di prodotti ha dovuto anche probabilmente a questa pandemia a un'esplosione di quelle che sono i prezzi delle commodities. Pertanto, per dare un esempio, se parliamo del frumento, il frumento da un anno ad ora è aumentato circa del 40-50% a livello mondiale. Cavolo. Stesso discorso il grano turco che è come base fondamentale, come Guido sicuramente sa, nell'alimentazione delle nostre bovine da latte. Teniamo presente che Brescia è la prima provincia agricola d'Italia. Questo non lo sapevo.
Ecco, magari Brescia è conosciuta per l'industria, per il turismo, così, ma Brescia è la prima provincia agricola d'Italia come produzione lorda vendibile, chiamiamo noi, PLV. E in questa produzione chiaramente la parte del leone a Brescia la fa il settore del leone. Una domanda per il commercialista, no? Per l'agricoltore, che mi aggancio Giussi anche a te, l'aspetto del PLV. Pochi sanno leggere un bilancio di un'azienda agricola. Sì. Quasi nessuno dal punto di vista del ceto bancario ormai si è perso la capacità di poter analizzare un'azienda agricola. Sì, diciamo che oggi avere un interlocutore che sappia leggere i nostri bilanci è difficile. Uno, perché i nostri bilanci sono sempre si distinguono in modo abbastanza evidente rispetto ai bilanci, diciamo, tradizionali. Dall'altra parte però ci sono anche delle aziende con dei volumi abbastanza importanti, quindi che hanno con attività anche piuttosto dinamiche. Quindi il rapporto con le banche, il rapporto banca-impresa, anche per le nostre realtà è un rapporto molto importante. Devo dire però che negli ultimi anni si è riscoperto un po', il settore bancario ha riscoperto il nostro settore e ha ricominciato a creare delle figure professionalmente preparate e specializzate. Quindi molte banche adesso hanno il settore di sviluppo commerciale dedicato all'impresa agricola. Si sono ricordati che il reddito viene dagli agricoltori, cioè che ci siamo anche ci siete anche voi, ci sono ricordati che ci siete anche voi. Anche perché oggi l'utilizzo del credito viene in qualche modo anche agevolato da fondi di garanzia, Medio Credito Centrale, Ismea, quindi per le imprese agricole che vogliono investire oggi c'è anche l'opportunità di ricorrere a delle garanzie, diciamo, esterne. Grazie, Giussi, però un piccolo flash su questo aspetto qui, mi ricordo ad esempio anche la rivisitazione di ad esempio le famose cambiali agrarie, Giussi. Adesso sì, sono ormai sono desuete, qualcuno ce l'ha ancora, qualcuno no, insomma, le vecchie fedi di deposito, insomma, esatto. Sono strumenti che erano specifici per l'agricoltura e trovavano fondamento nel settore specifico. Ad esempio fondi rotativi per quanto riguarda l'aspetto vitivinicolo, perché sì, la maturazione, certo, del vino viene magari, prendiamo il Franciacorta sul nostro territorio, ci vogliono 36 mesi prima che vadano a reddito, quindi le forme di grana. Le forme di grana stesso. Cioè, chiaramente, ecco, diciamo che il settore agricolo è anche molto complesso, quindi capisco anche la difficoltà da parte di chi deve valutare l'accesso al credito piuttosto che valutare, definiamolo bilancio, ma è un parolone, perché nel caso, diciamo sempre che l'Italia è caratterizzata dalla realtà di piccole e medie imprese, ecco, in particolare nel settore agricolo troviamo ancora delle ditte individuali e quindi delle realtà di microimprese. Qua sta la difficoltà, perché chiaramente non hanno uno strumento cosiddetto definito bilancio che è paragonabile o leggibile come quello che normalmente viene definito bilancio nell'ambito industriale. Quindi la difficoltà sta in particolare in questo ambito, e in più c'è una fiscalità che è dedicata all'agricoltura, quindi tutto quello che normalmente è del mondo agricolo è specifico e davvero dettagliato proprio per il settore agricolo. Ultimamente, Giussi, poi tu ti sei specializzata in questo anche nel seguire parecchie aziende agricole. No, vabbè. Allora, diciamo che proprio perché io amo molto il settore agricolo, chiaramente mi propongo come traduttrice, diciamo, come facilitatrice in ambito di dialogo, perché alcuni miei clienti che sono agricoltori, chiaramente la difficoltà con chi dialoga con le banche è proprio il fatto di riuscire a mettersi sullo stesso livello di dialogo, questa sta la difficoltà, ma devo dire che, come diceva il dottor Guido Arenghi, sicuramente all'interno delle banche ci sono delle figure che si sono specializzate, perché sempre di più c'è lo sviluppo nell'ambito agricolo e poi veramente in realtà vediamo davvero molta crescita nell'ambito agricolo e quindi anche le aziende agricole stanno diventando delle vere e proprie aziende strutturate. Cioè, sempre di più vediamo proprio una strutturazione. Tornerò da te, Giussi. Dottor Guido? Se posso, certo, aggiungere, anche le aziende agricole
hanno capito l'importanza della, dell'analisi dei costi e quindi del controllo di gestione e l'analisi dei costi. Soprattutto, come si diceva prima, in un contesto in cui c'è una forte volatilità sia dei prezzi di vendita sia dei costi di produzione, oggi riuscire ad avere un controllo di gestione puntuale all'interno della propria azienda può essere determinante, perché i margini nel corso degli anni si sono sempre più assottigliati per noi. Quindi dobbiamo essere molto, molto attenti e molto oculati nelle nostre scelte. Anche l'aspetto del controllo di gestione è importante per un'azienda agricola. È diventato un focus molto importante. Esattamente. Al vicepresidente, una domanda per chi non conoscesse questo aspetto qui della gestione del rischio per un'azienda agricola. Si può rivolgere in Confagricoltura Brescia per avere un approccio, per avere un check-up, chiamiamolo così, dal punto di vista del rischio? Sicuramente sì, diciamo che Confagricoltura Brescia svolge un ruolo fondamentale, è uno dei ruoli fondamentali in cui i nostri uffici, i nostri funzionari sono dedicati a quelli che sono i nostri soci, ma io mi spingo oltre, non solo sono i nostri soci, sono gli imprenditori agricoli bresciani e anche non bresciani, nel senso di Confagricoltura. Che quello che noi, quello che io personalmente guido tutto il sistema con Unione Provinciale di Brescia, Confagricoltura Brescia, dal presidente all'ultimo funzionario, la mission è quella di essere dedicati agli imprenditori agricoli. Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio sempre migliore, sempre più efficiente a quelle che sono queste nuove esigenze che sono state ben elencate precedentemente. L'agricoltura sta cambiando. Le aziende ogni anno in Camera di Commercio, le partite IVA, le iscrizioni alla Camera di Commercio delle aziende agricole calano circa del 5%. Questo non vuol dire che la produzione bresciana cala, anzi aumenta, questo vuol dire che le aziende si stanno concentrando in funzione delle esigenze del mercato. Concentrarsi cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre aziende agricole hanno bisogno di più efficienza nei servizi e di più professionalità. Ecco, questo credo che sia la mission vera che noi come dirigenti, come operatori di Confagricoltura Brescia dobbiamo portare avanti nel futuro. E coltiviamo il futuro, credo che sia lo slogan ideale che da sempre è la mission che ha dato a Confagricoltura Brescia. Avete sentito la voce come cambia parlando di Confagricoltura? Che cuore, che vigore che ci mette a parlare di qualcosa che ci crede veramente. Diciamo che io sono vice... Passione. Passione. Si chiama passione. Io sono un agricoltore, poi mi sono dedicato dagli ultimi 8 anni a questo che è Confagricoltura, ma perché ci crediamo tutti. C'è del sangue che scorre in queste vene, c'è del fuoco, mi fa piacere, Giusy. Però tornando a quello che hanno detto tutti e due i nostri ospiti, l'aspetto molto importante è della protezione del patrimonio e di trasmettere poi questo patrimonio, quindi il passaggio generazionale, chiamalo coinvolgimento, chiamalo trasferimento del patrimonio, questa diminuzione delle partite IVA, eccetera, è importante avere questo focus. Spiegare agli agricoltori questo aspetto qui? È complicato perché nell'ambito agricolo gli investimenti veri e propri come fisici sono davvero importanti, quindi il peso della presenza di terreni agricoli, di fabbricati, cioè di vero e proprio patrimonio, definiamolo patrimonio immobiliare, è molto presente in agricoltura perché è fisiologico per lo svolgimento dell'attività. Quindi allora sì, parlerei di coinvolgimento perché è chiaro che bisogna essere coinvolti nel progetto agricolo, ma qui ancora di più si parla di protezione del patrimonio perché bisogna stare attenti a non disperderlo con i vari passaggi in termini di passaggio proprio generazionale. Quando abbiamo la seconda, la terza, la quarta generazione in ambito agricolo bisogna essere molto, molto bravi a pianificare per non rischiare la parcellizzazione del patrimonio per effetto dei vari passaggi successori. E nell'ambito agricolo è veramente un rischio molto importante perché spesso abbiamo che ci sono ditte individuali agricole con i terreni magari di proprietà della persona fisica, quindi del soggetto agricolo, ma come persona fisica e magari della moglie. Oppure abbiamo magari delle società agricole ma con i terreni sempre intestati alle persone fisiche.
cioè la complessità nell'ambito agricolo di pianificare quello che è il futuro dell'azienda per evitare la dispersione del patrimonio che è funzionale all'azienda stessa, è ancora più strategico rispetto, diciamo, a quella che potrebbe essere un altro tipo di attività, perché incappare in una lite ereditaria all'interno di un contesto di un'azienda agricola rischia di bloccare veramente la gestione e il coordinamento del business agricolo. E quindi questo è importante. Ci sono strumenti come il patto di famiglia che aiuta molto, perché anche qui, attraverso comunque alcuni strumenti, che può essere il patto di famiglia, la costituzione di una società, di una SRL agricola, sono tutti strumenti che permettono anche di poter usufruire di agevolazioni fiscali attraverso il conferimento del patrimonio, attraverso anche all'interno di, ad esempio all'interno di una SRL agricola si riesce ad avere maggiore flessibilità nell'ambito di attribuzione dei poteri dei soci, quindi distinguere la gestione dalla proprietà. Quindi magari i capostipiti che mantengono la proprietà e la conferiscono nella SRL e i figli che invece si occupano della gestione. Quindi si può davvero, attraverso i patti parasociali o attraverso lo statuto, gestire e regolare meglio questi ambiti che sono davvero importanti e che tutelano l'azienda prima dell'evento triste di una successione. Quindi se ci si pensa prima, lo diciamo sempre, pensando prima e pianificando prima, ci si mette in una condizione di pianificazione, ma con una mente lucida, che non è offuscata da un'emotività o che non è offuscata da preoccupazione, pensando invece proprio al futuro delle aziende agricole. Grazie Giusy, abbiamo qualche minuto ancora per concludere la puntata, che è velocissima. Guido, una domanda per quanto riguarda la bioeconomia, quindi tutto il settore che non abbiamo potuto sviluppare con te, ma le aziende agricole che volessero approfondire il discorso delle energie rinnovabili possono contattarti per fare valutazioni di questo aspetto qua? Assolutamente sì, la nostra associazione può contattare la nostra associazione, che ha degli uffici tecnici dedicati per poter dare, diciamo, i primi elementi per intraprendere questi investimenti e questa strada. E la nostra associazione, ci tengo a sottolineare, è stata la prima associazione a credere per quanto sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Ha spinto affinché partissero gli investimenti nei biogas e attualmente anche nei biometano. Ha facilitato tutto quello che riguarda l'ottenimento delle autorizzazioni su questi impianti, che hanno un iter autorizzativo piuttosto complesso, e ha creato anche una cultura all'interno dell'imprenditoria per quanto riguarda appunto la sostenibilità ambientale ed economica di questi investimenti. Magari ne faremo un'altra di puntata con un focus specifico su questo aspetto qui, perché abbiamo fatto solo un piccolo volo così. Qui c'è il sito, grazie regia, di Confagricoltura Brescia, dove ci sono i riferimenti dei funzionari, dei dirigenti a cui potersi rivolgere. Un augurio di buon anno che facciamo a questo, che è il 29 di dicembre, da parte del vicepresidente, e il sole nel vostro piatto. Ma mi diceva un aspetto del cos'è, pannello fotovoltaico, cos'è? Qui l'agricoltura, c'è sempre un'immagine dell'agricoltura del mulino bianco. Esatto. Ecco, noi come Confagricoltura, in cui crediamo nella scienza, Confagricoltura ha sempre creduto nella scienza, e lo dimostra poi l'attualità, cosa vuol dire credere nella scienza su quello che sta succedendo. Però come noi agricoltori abbiamo la scienza, crediamo nella scienza, ma abbiamo anche una cosa che ci ha dato la natura, che ce l'ha data gratis, e che è la fotosintesi clorofilliana. La fotosintesi clorofilliana è un pannello fotovoltaico gratis che prende l'energia dal sole, prende quello che sono gli elementi naturali del terreno, li unisce e un bellissimo augurio di buon anno, vero Giusy, questo qui? Beh, questa è veramente una bellissima immagine di futuro. Quindi auguriamo buon anno all'agricoltura e a tutti anno. Quanti e alla prossima puntata. Arrivederci e buon anno a tutti.
Thank you.